commento ovviamente iniziale è di assoluta sorpresa. Sorpresa per una serie di motivi. Uno, perché la scuola ha avuto il normale accreditamento come previsto dalla legge dopo essere passata al vaglio dell'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica. Tra l'altro l'osservatorio già dall'anno scorso aveva individuato in maniera secondo me anche giusta delle criticità a cui noi già abbiamo iniziato a mettere diciamo far tesoro di queste indicazioni e quindi a porre rimedio con l'aiuto dell'università e con l'aiuto dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. E vi dico in maniera precisa quali erano le criticità che continuano a sottolineare, e in questo caso io mi permetto di dire che ci sono degli errori nel sottolinearle. Uno, per funzionare una scuola di specializzazione la legge prevede che ci siano almeno due docenti. Quando parlo di docenti ordinari o associati, quindi o prima o seconda fascia. Lo scorso anno, quando noi abbiamo avuto l'accreditamento, l'unico docente ero io, che sono tuttora io come professore ordinario, ebbene l'università ha messo a disposizione dei fondi per colmare questa lacuna. L'ha fatto con la cardiochirurgia, l'ha fatto anche con altre scuole di specializzazione, e quindi noi dall'inizio di luglio abbiamo un secondo docente. Quindi questo è il primo elemento che faceva parte di questo piano di adeguamento che ci dava tempo fino al prossimo anno per superare la fase di accreditamento provvisorio. L'altro elemento molto importante in cui ha avuto un ruolo, come ho detto prima, l'azienda ospedaliera universitaria e l'università stessa, è stato quello di allargare la rete formativa. Noi abbiamo una rete formativa che a mio giudizio è più che completa e nella quale rientrano le tre cardiochirurgie calabresi, questa di Mater Domini, quella di Reggio Calabria, che non dimentichiamo è iniziata la propria attività nella fine del 2016, e il Sant'Anna Hospital, con cui abbiamo fatto una convenzione firmata nel febbraio di quest'anno. Di tutto questo, documentazione, ovviamente il Ministero era ovviamente a conoscenza, perché noi abbiamo trasmesso questa documentazione. Quindi quando, diciamo, in un documento che sta girando in questi giorni anche di risposta a tutta questa protesta che viene dall'Università di Catanzaro, quando vengono a dire che noi abbiamo criticità per la docenza, ok, abbiamo già provveduto, e questo dovrebbe saperlo il Ministero, ma la cosa più grave è quando dicono che abbiamo una rete formativa che non riesce a soddisfare, potrebbe non soddisfare i criteri per accogliere degli specializzandi. Quindi da un lato ti accreditano, a questo punto se c'è una rete che non riesce a soddisfare dovrebbero non accreditarti, ma non lo possono fare. Dall'altro poi dicono, va bene, però non hai rispetto alle altre cardiochirurgie che hanno anch'esse un accreditamento provvisorio o quelle che hanno un accreditamento cosiddetto definitivo, quindi a questo punto non ti diamo il posto statale. Quindi diciamo, questa è stata, ecco, come è stata accolto, questa è la domanda, la risposta, anche se un po' articolata, è stata accolta con grande sorpresa, perché pensavamo e siamo certi anzi che c'è stato un miglioramento rispetto all'anno scorso. E del resto lo stesso osservatorio ha detto che c'è stato un miglioramento, quindi mai immaginare che poi il Ministero nella ripartizione dei posti non abbia previsto anche un posto per la cardiochirurgia, con dei danni notevoli, perché il problema non è solo il posto statale, ma perché anche la Regione si era adoperato per far avere anche quest'anno alla cardiochirurgia un posto regionale, e questo è andato perso. E quindi secondo lei dove è stato, visto che il Ministero era a conoscenza di questi limiti, dove è stato l'inghippo, diciamo, se vogliamo chiamarlo così, e soprattutto come si può risolvere secondo lei la questione per quest'anno? Quest'anno non lo so se è risolvibile, detto francamente, quindi non penso che la
che possa essere risolvibile. È chiaro che tutto questo movimento che noi facciamo, che abbiamo fatto un po' di proteste, di cose eccetera eccetera, che è tutt'altro che un'autocelebrazione, come ho letto anche oggi, oppure addirittura un piangersi addosso, è solamente cercare di ristabilire quella che è la verità. Dove è stato l'inghippo? Questo non glielo so dire. Probabilmente tra le scuole di specializzazione che loro hanno accreditato in cardiochirurgia, hanno ritenuto che l'unica che non dovesse avere il posto statale era questa di Catanzaro. Poi non voglio fare nessun tipo di idrologia, men che meno di tipo politico, non voglio fare, però poi lascio ovviamente il commento a tutte le persone che si stanno occupando di questa cosa, a tutti quelli che ovviamente ci ascoltano. La cosa vera, reale, è che la Calabria comunque, ecco, non per fare del vittimismo, ancora una volta lo sottolineo, in maniera del tutto anomala, è stata privata di questa, diciamo, di questa possibilità. Ripeto che io diciamo, la mia posizione è solamente a difesa di tutto, del sistema calabrese, a difesa dei giovani, non è un interesse personale. E come hanno chiesto oggi in un'interrogazione parlamentare, come ha chiesto oggi il Movimento 5 Stelle, ben vengano delle eventuali verifiche, ma che vengano fatte in loco, non solo con la carta. E poi vediamo, perché se realmente si riesce a dire, si ha il coraggio di dire che questa rete formativa costruita con grande fatica con le tre cardiochirurgie calabresi non va bene, e allora a questo punto alzo le mani. Evidentemente abbiamo veramente sbagliato tutto, oppure non capiamo proprio nulla né di cardiochirurgia né di università, né di nulla. Quali possono essere le ripercussioni concrete anche per il futuro del reparto, la perdita di un posto della scuola di specializzazione o in generale per l'assistenza cardiochirurgica in Calabria? No, il reparto va avanti in maniera normale, non è che non ci sono ripercussioni. Il vero problema è quando l'università perde dei pezzi, e allora l'università ha una funzione diversa dagli ospedali. Quindi le scuole di specializzazione sono un elemento distintivo per l'attività globale dell'università. Poi l'attività assistenziale ha un suo percorso, diciamo, che è abbastanza lineare, regolare, che cerchiamo di fare al meglio possibile. Mi sembra che sotto questo aspetto non dovrebbero esserci delle ripercussioni. Sono delle ripercussioni per l'università, cioè si può perdere una peculiarità, anche se, ribadisco, la scuola è attiva, accreditata, quindi non è che, ecco, la parola cancellata è questo l'elemento che secondo me non va sottolineato, che non è vero, ecco, non è stata cancellata, diciamo, è un incidente di percorso, ecco, e speriamo poi ci sia una convergenza comune, ecco. Io mi auguro che la politica, invece di litigare, siano tutti convergenti verso questa realtà, va bene? E non mi sembra che tutte le forze politiche abbiano veramente a cuore le sorti di questo Ateneo. Alcune forze politiche lo attaccano. Fortunatamente la maggioranza è dalla parte di questo Ateneo, che va difeso, perché è l'unico Ateneo calabrese che ha dei dipartimenti di area medica, l'unico che ha dei corsi di studi nell'area medica, che ha dei corsi di specializzazione. La cardiochirurgia ha un corso di laurea agganciato a noi, di cui io sono il coordinatore didattico, che è il corso dei tecnici della circolazione extracorporea. Quest'anno si fa un concorso per 30 posti, sono posti di lavoro. L'università deve essere vista sotto questo aspetto, quindi il vero problema non è l'attività assistenziale, i pazienti,
se hanno fiducia, vengono e continueranno a venire. Il problema è che noi dobbiamo creare anche dei, l'università serve per creare anche dei posti di lavoro, la formazione dei posti di lavoro per i giovani calabresi, non per me,